no, 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 non partiamo neanche con il silenzio. Richiamo i miei ospiti all'ordine perché siamo ormai in fondo al campionato. Ovviamente saltano le regole, saltano gli schemi, come al termine di ogni buona partita ci avviciniamo verso il 90° della stagione di zona gol, però ancora non ci siamo. Allora da buon arbitro vado a riprendere i miei ospiti. Bentornati, bentornati all'appuntamento del martedì col calcio dilettanti, un grande appuntamento del martedì con grandi ospiti. Allora andiamo a vederli, questi facinorosi, questi rumorosi ospiti che abbiamo qua quest'oggi in studio, a partire da Fabio Giorgetti, presidente del Refredi 2000, che è tornato a trovarci per festeggiare con noi anche un titolo di campione di juniores, davvero rincorso, e di fatto il presidente ce l'aveva promesso: quando vinco il campionato con i miei juniores vengo a trovarvi di nuovo. Grazie, grazie dell'invito. È stata una grande vittoria. È stata una grande vittoria, poi ne parliamo. Parliamo di grandi vittorie, soprattutto di una vittoria importante per quanto riguarda la provincia fiorentina, per quanto riguarda il campionato d'eccellenza. Lo facciamo con un ospite davvero a pennello, il DS della Legnanese, Massimo Manganelli. Sì, buonasera a tutti. Tornato a trovarci anche lui dopo essere stato qua in varie vesti. Prima ti Sì. abbiamo conosciuto come DS del San Pedro, se non Esatto, sbaglio. sì. Oggi però, insomma, esultiamo insieme a te per questo grande risultato. Grazie, Chi ha ottenuto un grande risultato, altrettanto grande, anche se cambia la categoria, ma vincere i campionati è sempre diverso, dopo, è sempre difficile, poi dopo c'è la massima da grazie. Poi ci sono un citare, par di massime. ovviamente c'è una massima da citare, ma vincere un campionato è sempre difficile, anche quello di Ci terza ce lo sta, faremo come lo raccontare quanto è sapete sulle difficile da massime, Raffaele grazie. Ballini, allenatore del Quindi Fiesole. vieni, no? Buonasera, buonasera a Quando, tutti. Dopo ci racconti quanto è difficile vincere anche un campionato in terza. Va bene. Va bene. Allora, io direi di cominciare però da Massimo, che è quello che ha raccolto il successo un po' più tempo addietro. Noi abbiamo un po' di ritardo nell'invitarti in trasmissione, spero Certo. ci perdonerai, però insomma, finalmente la Legnanese ha potuto esultare per questo campionato d'eccellenza. Da cosa partiamo? Dalla soddisfazione ovvia dello staff che tu segui, insomma, dalla squadra, dagli allenatori e tutto, oppure partiamo da quanto è stata lunga questa rincorsa, perché è stata combattuta questa stagione d'eccellenza. Beh, innanzitutto grazie dell'invito e mi fa piacere ritornare. Per me è ritornare perché sembra già tanto tempo che è passato da quando si è vinto il campionato. In realtà È sono vero. 20 giorni fa, insomma, no? E ancora si viaggia un metro da terra, insomma, in Galizia, no? Però insomma, ogni giorno che passa incomincia a preoccuparsi della stagione iniziale. Comunque, ritornando alla nostra galoppata, non è ovviamente un discorso che è partito quest'anno, Certo. è un discorso che è frutto di una programmazione. Noi già l'anno scorso abbiamo fatto molto bene, cioè, oltre ad essere arrivati secondi in campionato dietro il Montecatini, aver perso il campionato a 2 giornate dalla fine, lo abbiamo ribadito nei playoff e abbiamo ribattuto la terza e la quarta e si è riconfermato il secondo posto. Quindi, dopo aver vinto la prima partita con il Fiumicino, a livello extraregionale, e aver perso la Fezzanese, noi già avevamo maturato il diritto per fare la domanda di ripescaggio, Certo. e posso garantire che già era quasi sicuro che ne avessimo potuto fare la Serie D già l'anno scorso. Poi sono subentrate alcune difficoltà a livello più che altro di impianto, per cui diciamo, siamo rimasti un po' spiazzati rispetto a quello che poteva essere l'eventuale budget a disposizione solo per rimettere a posto il campo. Per cui abbiamo ritenuto opportuno di non fare, diciamo, la domanda di Certo. ripescaggio, però ci siamo detti l'anno successivo dobbiamo riprovarci. Infatti, a tutti dicevo, noi non si vuole essere ripescati, si vuole andare senza essere ripescati. Però Ora, è una battuta, ovviamente. effettivamente la soddisfazione è maggiore, Cioè, immagino. non, sicuramente. E quest'anno invece poi le cose, diciamo, la squadra in certi punti è stata ritoccata dove era necessario, secondo noi, intervenire. E ci siamo trovati in un campionato non facile, ovviamente, perché Molto aveva. combattuto, con Certo, tante ma poi protagoniste. insomma squadre e società importanti, sia come budget, sia come bacino d'utenza, per cui però insomma ogni domenica che passava ci rendevamo conto che insomma, ce la potevamo fare, ecco. C'è stato poi ovviamente, come sempre accade, dei punti ben precisi nell'arco del campionato, degli step, dove lì ci hanno detto, beh, insomma ci siamo, ecco, proviamoci.
Qual è il momento in cui avete capito che veramente ci poteva essere la possibilità per io andare... Per quello che mi riguarda, io lo indico in un punto ben preciso, ed è la partita che noi abbiamo fatto a Grassina. Ora, magari a fine campionato, poi il distacco è aumentato, però in quel momento lì noi andavamo a Grassina dove c'era un punto di distanza fra noi e loro. E io ai ragazzi nello spogliatoio durante la settimana ho detto: secondo me chi vince questa partita, teniamo presente che a quei tempi Grassina aveva fatto 11 partite in casa, 10 vinte e una pareggiata. Insomma, le premesse erano quelle di una partita complicata. Noi siamo andati là, abbiamo vinto anche bene, quindi con una prova importante a livello di squadra. Ecco lì, secondo me, è scattata la molla, è stato lì. Poi ovviamente ci sono state altre tappe, la vittoria di Fuiano in casa a 6 o 7 giornate alla fine, la vittoria a Signa, che comunque è un campo dove non era facile raccogliere punti. Signa ovviamente è stato l'ultimo segnale, no? Quello che ha detto: beh, ora insomma, lo potete prendere solo voi, ecco, questa rischio. Per cui insomma è stata, sì, effettivamente è stata una soddisfazione bella da parte di tutti. E ognuno ci ha messo il suo mattoncino, insomma, per la crescita di questa società, sia a livello ovviamente di infrastrutturale, sia a livello poi come equip, addetti ai lavori. Insomma, diciamo che oggi noi siamo pronti a affrontare questo nuovo campionato, pur non nascondendoci dietro le difficoltà che ci potranno essere. Però insomma andiamo per giocarsela, ecco, non è che cioè, non partite con l'idea di essere sconfitti, anche perché chi ci parte del resto, Massimo? Io ti chiedo anche come hai festeggiato, cioè, insomma, molto più banalmente, la domanda classica, ma insomma sempre interessante. Il nostro festeggiamento è stato, il primo è stato ovviamente sul campo del Firenze, certo, Ovest, dove abbiamo avuto la matematica certezza della vittoria. E poi diciamo il paese si è stretto intorno a noi, è stato bello anche per questo, perché abbiamo avuto una settimana per poter festeggiare, una settimana. Noi il campionato l'abbiamo vinto una settimana prima della fine, perché quella settimana ci è servita per organizzarci. Quindi l'ultima partita di Montevarchi, che doveva essere una partita dentro o fuori, in realtà è stata una festa. È stata una festa dove, al di là della gioiosità avvenuta in campo, sugli spalti, però è stato bello anche dopo la partita, c'è stata una festa per tutto il paese dove c'erano tanta gente, che siamo stati insieme, siamo stati anche noi dopo partita, ha durato 4-5 ore con ovviamente il solito salame, prosciutto e cose fatte alla buona, ma con soddisfazione, insomma, ecco. E comunque si è potuto festeggiare la Serie D. Poi di Montevarchi, fra l'altro, ne parliamo, perché ne dobbiamo parlare, insomma, per quanto è successo anche nella post-season, quanto sta succedendo nei campionati che appunto si stanno concludendo. Io rigiro le due domande, l'ultima domanda anche a il presidente Giorgetti e a Ballini, il nostro allenatore in studio. Come avete festeggiato? Perché da una parte Raffaele ha riportato il Fiesole a un successo, Fiesole è tornata a vincere qualcosa, oltre ad avere una squadra che porta solo ed esclusivamente il nome di Fiesole e non quello di Caldini. Dall'altra parte, Rifredi 2000, insomma, sappiamo che aveva un presidente in fibrillazione atriale per questa Juniores. Parto da Raffaele per scoprire come Fiesole ha vissuto questo momento, ma non tanto perché siano meno importanti i giovani, ci mancherebbe altro, anzi poi voglio sapere anche che fine fanno quei giovani, dove vanno a finire quei giovani del Rifredi 2000, ma perché insomma Fiesole fino a qualche mese fa era sparita dal mondo del calcio. Beh, allora, c'era il Fiesole Caldini, non si era iscritto al campionato. Il Fiesole, in quanto società, appunto, come dicevi te prima, solo di Fiesole, era sparita da tanti anni dopo la fusione. E c'era, ho constatato effettivamente quest'anno, che c'era voglia di questa squadra, di questa identità. E questo, diciamo, intanto è stato il primo successo che abbiamo riscontrato nel corso dell'anno, cioè tante persone che ci hanno seguito in casa, in trasferta, hanno organizzato cene, c'è stato proprio il territorio ha risposto, ecco, c'era voglia alla questa presenza di questa squadra, c'era proprio voglia che tornasse a esistere, come anche, penso, ho saputo anche per il Caldini, c'è stato questo piacere di tornare a esistere come società a sé stante. Anche la rivalità, chiaramente, i derby, eccetera, hanno contribuito a creare questo clima bello. E quindi, e poi abbiamo avuto la fortuna, diciamo, anche la passione, la tensione di andare a vincere il campionato poi nel derby,
e questo ha creato, quindi c'erano tante persone a vedere, è stata una bella festa proprio sul posto, poi dopo al circolo di Fiesole nel corso della serata. E quanto, questo... quanto si è protratta la serata? No, 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 non tantissimo, non tantissimo. Si deve ancora chiudere. Sì. Anche sono sì, ancora in Africa. Esatto, non tantissimo la serata, ma i festeggiamenti li stanno ancora organizzando, cene, eccetera, proprio perché abbiamo tutto questo territorio, i tifosi si sono in qualche maniera organizzati, hanno creato il loro... con i loro nomi, con il loro club, è stato molto bello, in parte anche inatteso che succedesse questa passione. Fiesole da questa stagione comunque riparte con un entusiasmo vero, vivo, concreto, sì, sì, no, una squadra che è realmente... Come ho detto, ecco, indipendentemente dal risultato del campo, c'è cioè la prima cosa è questa società, che i dirigenti sono riusciti a fare, hanno creato un bel rapporto col territorio, c'è tanta gente che si impegna per la società, più c'era già dall'anno precedente, avevano già ricostituito la scuola calcio e in parte già quest'anno c'è una squadra del settore giovanile che mi dicono vogliono insomma, cercare di ricomporre completamente, quindi mi sembra che abbiano fatto, che siano coerenti con i loro progetti insomma, in questo periodo, in questo momento. Ah, vincere un campionato in terza categoria non è poi così semplice come uno si possa aspettare. Io però non ho invitato Raffaele Ballini a caso, ma perché lo invito tutte le volte che devo ricordare il mio passato, esatto, da calciatore. Me l'ho dimenticato, scusa se non l'ho detto subito. Esatto. E tutte le volte che mi ricordo il mio passato da giocatore, per la verità neanche troppo glorioso, c'è un passaggio di una stagione in cui appunto venivo allenato da Raffaele, in cui lui condusse la squadra del Barberino alla vittoria del campionato degli juniores provinciali. Io mi ricordo il suo discorso, era uno dei portieri, no, vabbè, no, ma non per quello, ma mi ricordo il discorso a fine stagione, che fu quello: qualcuno un giorno potrebbe togliervi questa soddisfazione dicendovi alla fine sono solo juniores provinciali, però vincere non è mai facile, non è così, cioè al di là di quello che si possa dire, che forse è la categoria più bassa per quanto riguarda gli juniores, forse è la categoria più lontana dall'essere un calciatore di quelli che vediamo, no? Tutti i giorni in televisione, però vincere non è mai facile, allora è giusto celebrare anche questa vittoria, anche perché poi dà un passaggio in una categoria ben più importante, quella degli juniores regionali. Assolutamente sì. Vincere un campionato è sempre difficile, soprattutto perché... era 18 anni che non succedeva a Rifredi. La Madonnina del Grappa, Massimo se lo ricorderà. Piangeva la Madonnina del Grappa. Bravo. La Madonnina del Grappa è una nobile decaduta, va bene? E noi, con diciamo, la nostra società, le persone che collaborano tutti i giorni con me, che sono questi il vero valore aggiunto di questa società, io sono solamente... il rappresentante verso l'esterno, ma chi è veramente il cuore pulsante della società sono i volontari che tutti i giorni vanno lì, e da noi si parla davvero di volontari. Rifredi, come ho festeggiato? Io ho visto 48 fuochi d'artificio all'altezza di 30 metri partire dal centro del campo in aria a una velocità, cioè ho visto l'amore verso una squadra, ho visto... Noi abbiamo un privilegio, che è quello di avere un attaccamento ai colori sociali, va bene, manifestato a tutti i livelli, a tutte le squadre, che non hanno in tanti. Questo è un successo, secondo me, che c'è indipendentemente da me, perché quello che c'è di magico lì dentro sarà perché abbiamo avuto un glorioso passato, sarà perché abbiamo avuto determinate caratteristiche nel corso del tempo, determinati saliscendi. Ma il vero, la vera Rifredi, i veri valori dello sport, le mamme che vengono comunque a chiederti se hai bisogno di qualcosa, i bambini che comunque vengono dal presidente e gli chiedono ma allora si può fare questo, il rapporto diretto nasce fin da piccoli, e questo è l'amore che noi trasmettiamo e quello che secondo me fa andare le società avanti. Vincere un campionato provinciale è difficilissimo, perché come tutte le vittorie le difficoltà sono sempre diverse, perché io avevo una squadra costruita da Michele Battistoni, che è il suo allenatore, avevo una squadra che avevo paura della concentrazione, perché stare in cima, va bene, è sempre molto più difficile che lottare per non retrocedere. Bisogna avere la testa, bisogna essere abituati, devi avere una società alle spalle. Io sono andato 3 o 4 volte prendendo a cazzotti un pilastro perché tenessero in piedi la motivazione, perché questi ragazzi valevano veramente la pena.
Come ho perso lo spareggio per andare in prima categoria l'anno scorso, perché sono stato in cima 23 giornate e poi ho cominciato a andare e purtroppo poi ho perso lo spareggio. Questi ragazzi hanno passato, sono andati in testa nel momento giusto, hanno inseguito il sesto, l'hanno passato e hanno cominciato comunque ad andare e a fare una strada meravigliosa. È un successo e sabato gli tributeremo il giusto premio, perché era tanto, l'ambiente ne aveva bisogno e niente, questo è quello che tenevo a dirti, perché hai visto quelle due volte che sono venuto qui quanto ci potevo credere, quanto ci tenevamo, perché un campionato di unione regionale lo facciamo per starci e non lo facciamo per... Io vorrei che questa società scommettesse sul suo settore giovanile, scommettesse sulla prima squadra e soprattutto sulla scuola calcio. Abbiamo fatto quell'affiliazione con l'Empoli e devo dire la verità, sono manifestati, siamo già andati il 25 aprile a fare tipo uno stage, un corso di formazione, ritornano loro, va bene, perché abbiamo bisogno di una formazione sugli allenatori. Certo. Per ora siamo più che contenti. Allora, io vado adesso da Massimo Manganelli, perché essendo direttore sportivo, lui è uno che ascolta e capisce poi dove vanno i discorsi, perché il presidente ha dribblato una domanda, quella di che fine fanno questi ragazzi, perché è facile poi insomma districarsi con le parole, col romanticismo, però noi vogliamo sapere, adesso il Rifredi ha il coraggio di metterli in prima squadra addirittura questi juniores provinciali, oppure insomma diaspora e sperperiamo tutto? Il blocco che ha vinto, ora dovremo riparlare, finiamo l'ultima partita, ma sono convinto che andrà a costituire l'ossatura per la prima squadra dell'anno prossimo. L'attaccamento che hanno dimostrato questi ragazzi, l'amore verso la maglia, mi fa ben sperare, perché sono particolarmente legati all'ambiente. Vorrei fare un campionato di vertice l'anno prossimo, lo dico, lo dichiaro, vorrei fare un campionato di vertice con i ragazzi della juniores, che saranno invece ragazzi che costituiranno la prima squadra. Esatto. Possibile? Ma certo, poi quando si vince c'è sempre un timbro che ti rimane addosso, per cui se i ragazzi ci credono, se la società ci crede, mi sembra che il passaggio sia logico, insomma, ecco. Poi sicuramente, non so, 17-18 ragazzi non tutti saranno pronti per fare il campionato, ma se intanto 7-8 10 fanno parte dei 18, diciamo, teoricamente 18-20 della prima squadra, insomma, diciamo, è già un obiettivo importante. Se poi le premesse sono queste, ha detto il presidente, è chiaro, ci darà un seguito, no? Se loro investono così con sagacia e con volontà e qualche risorsa nel settore giovanile, e poi è un lavoro e si ritrovano via via. Pensavo tu dicessi, se uno di loro ha un sinistro come te, tu sei tranquillo. Sì, quello, però... quello me l'ha potuto dire. Me l'ero lasciata per dopo quella. Era un bel mancino. Era un bel mancino. Voglio esprimere l'immenso piacere di avere Massimo, che Massimo fa parte del mio passato nel calcio dilettantistico, nella parte più bella, la parte veramente meravigliosa, me lo ricordo sempre con piacere, ed è un rapporto, tra l'altro in questi anni ci siamo anche sentiti qualche volta e visti, quindi mi ha fatto davvero piacere trovarlo qui, e poi insomma è un tavolo di vittorie, fa sempre piacere. È un tavolo pesante quello là. Leggerissimo invece il mio, perché mancano i messaggi che insomma stanno di solito alla base, sono protagonisti anche loro di Zona Gol. Io li aspetto ai numeri in sovraimpressione che vedete, ovviamente al telefono, ovviamente non ci mandate sms perché non li riceviamo, 055 84 22 509 è per la vostra viva voce, mentre 339 350 6202 è appunto il telefono a cui riceviamo i vostri sms. Li stiamo aspettando per commentare insieme a Fabio Giorgetti, Massimo Manganelli e Raffaele Ballini queste tre vittorie, questi tre risultati sicuramente importanti per tre realtà molto diverse. Le commentiamo anche nella seconda parte di Zona Gol, tra pochissimo.
Eccoci tornati, seconda parte di Zona Gol pronta a iniziare e ovviamente io ho sentito una domanda di Fabio Giorgetti a Massimo Manganelli, diceva tu l'anno prossimo fai la Serie D, te ne rendi conto? Allora io a Massimo gli voglio far vedere un po' quali potrebbero essere le prossime rivali. E allora iniziamo il nostro excursus sulla Serie D, innanzitutto guardiamo una rivale che sicuramente non avrai, esatto, quella del girone D. La Fortis non ce l'avrai perché appunto retrocessione per la squadra biancoverde di Borgo, fra l'altro secondo pareggio consecutivo, finale di stagione un po' meno amaro di come è stato il resto della stagione, anche se certo ci si accontenta veramente di poco. Ultima gara che vedrà la Fortis affrontare la Correggese, partita anche qua molto molto complicata, ma che insomma di fatto chiuderà la stagione con la Correggese che non è certa del quinto posto in classifica però ancora, quindi magari la squadra del Correggio potrebbe avere avrà sicuramente qualche motivazione in più. Per quanto riguarda invece l'altro girone, il girone E, ancora qualcosa da decidere c'è, non il duello in testa che ha visto il Gubbio vincere il campionato anticipando il Montecatini, ma soprattutto il Gavorrano, ma soprattutto c'è da tenere d'occhio quanto sta succedendo in coda, perché vediamo appunto che per quanto riguarda Voluntas Spoleto e Gualdo Casa Castalda praticamente il discorso è ormai ultimato, sono ultima e penultima e retrocesse, mentre per quanto riguarda lo Scandicci in particolar modo ancora c'è da capire come andrà a terminare la stagione. Scandicci che potrebbe essere proprio una delle rivali della Rignanese nel prossimo campionato. Se rimane così la situazione, vorrebbero Scandicci ai play-out. Noi intanto ci andiamo proprio a vedere la partita dello Scandicci contro il Gavorrano, in particolar modo la vittoria dello Scandicci sul campo del Gavorrano. Si gioca ad una porta, quella dello Scandicci, per due terzi di gara, ma il Gavorrano perde per 3-2. Il confronto interno con la squadra fiorentina. A fine partita arrivano le dimissioni dell'allenatore del Gavorrano Vitaliano Bonuccelli, dimissioni che la società rossoblu prontamente respinge. La cronaca del match, 33esima giornata del girone E di Serie D, vede gli ospiti passare in vantaggio al settimo minuto con Papini, complice un pasticcio della difesa rossoblu. Comincia allora il monologo del Gavorrano. Al 15esimo sfiora il pareggio Moscati con un colpo di testa ravvicinato. Al 17esimo Tiritiello, salito dalla difesa, ci prova da fuori area, palla al lato. Al 22esimo Lombardi reclama invano un calcio di rigore dall'arbitro Alessandro Capovilla di Verona. Al 26esimo una progressione di Ropolo innesca il solito Moscati, la conclusione di quest'ultimo finisce al lato. Al 37esimo ci prova Conti, ma Dario, portiere che del Gavorrano è un ex, blocca a terra. Si giunge così al 38esimo minuto quando Carnevale, con una sorta di semi rovesciata, infila l'angolo giusto della porta difesa da Dario, 1-1, e squadre che vanno a riposo proprio su questo punteggio. Il secondo tempo comincia sulla falsa riga di come si era concluso il primo. Al quinto minuto Carnevale scatta sul filo del fuorigioco e serve un pallone d'oro a Moscati, a Dario compie il miracolo. Un minuto dopo la doccia fredda per il rossoblu alle fattezze di un calcio di punizione battuto da Granaiola. Bertolacci parte in ritardo e si fa infilare. Gavorrano 1, Scandicci 2. La replica dei padroni di casa appena un minuto dopo, quando Carnevale di sinistro va vicino al pareggio. Tra il 13esimo ed il 20esimo il Gavorrano sostituisce Vinasi e Conti con Porro e Asante. Al 24esimo Moscati viene trattenuto da due avversari al momento dell'ingresso in area di rigore. Per l'arbitro è stato lui a commettere fallo. Al 27esimo il nuovo entrato, classe 1998, Mattia Porro, ha sui piedi la palla del pareggio. A Dario, il migliore in campo in assoluto, compie un nuovo miracolo. Al 30esimo nel Gavorrano dentro Costanzo e fuori Tiritiello. Al 34esimo a togliere le castagne dal fuoco ai rossoblu ci pensa l'onnipresente Paolo Ropolo. Il difensore sale dalla difesa approfittando di un corner battuto da Rubechini e sigla il gol del 2-2. Tre minuti dopo è proprio Rubechini in area di rigore dello Scandicci ad entrare in rude contatto con un avversario. L'arbitro lascia correre. Non lascia invece correre il direttore di gara dopo altri tre minuti, quando è Papini ad entrare in contatto nell'area di rigore opposta con Bertolacci. Per il portiere del Gavorrano c'è il rosso diretto. Tra i pali, istante le sostituzioni esaurite, va a bordo. Dal dischetto lo stesso Papini trasforma. Gavorrano 2, Scandicci 3. Nel corso del recupero l'arbitro espelle anche mister Vitaliano
italiano Bonuccelli, il quale a fine partita rassegna le proprie dimissioni da allenatore del Gavorrano, dimissioni prontamente respinte dal presidente rossoblu Paolo Balloni. Bonuccelli resta dov'è. Questa squadra non è più in condizione. E queste le emozioni di Gavorrano Scandicci, partita terminata 2-3. Allora, il Gavorrano lo conosce ovviamente Massimo, perché è stato per tutto l'anno là davanti, in vetta, si è fatto vedere. Lo Scandicci immagino tu lo conosca quantomeno per vicinanza territoriale. Insomma, che Serie D hai visto quest'anno in generale? Ma poi dopo parliamo delle due squadre nel dettaglio, nel singolo, perché sono interessanti. Sì, ovviamente io la Serie D l'ho vista, ho visto molta eccellenza, spero di vederla molto l'anno prossimo. Comunque ovviamente sono società e squadre che si conoscono e conosco i loro valori sia a livello, voglio dire, di singoli che di squadra. E niente, una partita questa qui che secondo me era importante, molto importante per lo Scandicci, insomma, ecco, averla fatta sua gli ha fatto fare un balzo non da poco, insomma, in classifica, ecco, per cui credo che l'impresa l'abbia fatta lo Scandicci, ecco, in questo caso qua, anche perché il Gavorrano, purtroppo per il Gavorrano, c'è stato delle vicissitudini precedenti che l'hanno portato a non essere più in corsa per il primo posto, insomma, ecco. Esatto, fra l'altro persa anche la seconda piazza per il Gavorrano, superato dal Montecatini. Arriva anche un messaggio per Massimo, te lo leggo subito. Sinceri complimenti a Manganelli, vero uomo di calcio, un successo meritato, Massimo Gramigni, ex Scandicci. Questo è il messaggio che ti viene spedito da Massimo, puro amore per il calcio, amici prima che compagni di squadra, ecco la formula magica, una squadra, un quartiere, rifredi like Leicester, ovviamente adesso insomma si sogna perché il Leicester poi ha sdoganato, diciamo, il successo delle piccole in questa stagione. Insomma, vi sentite il Leicester degli juniores? No, non penso Leicester. Eravate partito con altre premesse. No, Leicester, se la giocavi veramente la davano a 5.000. Peraltro so che a agosto c'è stato un tifoso del Leicester che tutti gli anni la giocava, questa volta l'ha presa. Le 10 sterline, quest'anno ci ha ripreso l'investimento. Ha fatto un discreto investimento. 50.000 sterline di non è poco. No, noi diciamo che la programmazione in piccolo, come diceva Massimo, l'abbiamo studiata. Eravamo due anni che comunque vedevamo questa squadra crescere, abbiamo fatto dei buoni innesti in campagna acquisti, qui mister Battistoni è stato fondamentale, in questo caso l'abbiamo fatta direttamente perché eravamo senza direttore sportivo, perché Luciano Orsi, lo ricordo, è stato nominato a dicembre, quindi l'abbiamo fatta e condivisa dall'inizio alla fine. E siamo contenti del risultato. L'importante è non fermarsi, investire ancora in questo settore giovanile che deve ritornare. Noi puntiamo comunque a ricomporre nel giro di un paio d'anni almeno quasi tutte le categorie che piano piano erano andate via via eliminandosi. E a questo punto però sono gli allievi che devono dimostrare di valere la categoria conquistata dai più vecchi, diciamo, dai più vecchi. Assolutamente sì, ora la base è cercare giovanissimi e allievi, fare un campionato notevole di salvezza comunque a livello di juniores, e ormai non dico più nulla, la prima squadra, tre volte io voglio vincere, perdo lo spareggio, tre volte io voglio osare, voglio provare a portare questo risultato, vediamo se questi ragazzi mi danno, mi basterebbe, comunque io sarei contento nel vedere la serietà, la professionalità nel credere una certa cosa, io sarei contento di quello, io cerco di dare a questo sport e a questa società quanto più riesco ed è bello perché chi ha dedicato tanto tempo a, come me, vedere i ragazzi, perché poi questi hanno 18 anni, no? Hanno 18 anni a righi, cioè io li conosco, li vedo, vengano a allenarsi, la cosa bella, Massimo, è che tutti provano a venire, li portiamo a allenare i bambini, perché chiaramente in una società come la nostra vengano a allenare i bambini, ce ne sono 4 o 5, sono veramente da promozione, prima categoria, ci sono 4 o 5 elementi che valgono veramente
l'investimento. Ora, ora bisogna anche un po' coprire allora le carte, no, certo. Quelle buone vanno coperte. Adesso c'ho il DS, quindi io lo butto, poi se vedo la prossima settimana mi chiama, capito? Semina, capito? Allora, il Rifredi 2000 non era il Leicester, neanche la Regnanese partiva con quel physique du rôle, nemmeno il Fiesole direi, no? Eravate partiti comunque consci del fatto che si poteva fare la stagione per vincere, sì, per portare il Fiesole in secondo. Allora, inizialmente forse l'ambizione era ancora più alta quando si è deciso di partire il progetto, in cui, perché in parte dovevano arrivare tanti giocatori che inizialmente avevano dato un'adesione di massima a scendere dalle categorie superiori e che poi durante l'estate non sono venuti. Poi abbiamo trovato un campionato che non conoscevamo neanche io, che avevo mai fatto, e che è molto competitivo. È veramente la terza categoria, e in parte devo dire forse non la conoscevamo, certo. E ci sono squadre, anche perché sta cambiando in parte la geografia, diciamo, del calcio dilettanti, per cui ci sono tanti ragazzi bravi che appunto potrebbero valere il limite dei giovani. Esatto. Non c'è più il limite, no, dei in terza non c'è l'obbligo di schierare le quote, però ci sono, per assurdo, ci sono più giovani di prima, certo. Perché non, per scelta loro o per la crisi economica, certo. Eccetera, non ci sono rimborsi anche nelle categorie superiori, comunque molti scelgono di giocare in terza categoria pur potendo, le squadre che hanno lottato con noi, come per esempio il Belmonte e la Sancat, hanno tanti giovani bravi che potrebbero giocare in categorie superiori e sono anche organizzati bene, ben allenati, cioè. Però perché avete vinto voi? E questa è una domanda che allora, il suo perché rivela anche, sei un giornalista abbastanza ferrato. No, in effetti negli scontri diretti noi non abbiamo fatto tantissimi punti. Con le squadre, con le cinque squadre che sono dietro a noi, abbiamo vinto nelle 10 partite, abbiamo vinte 2. Noi siamo riusciti nelle altre 20 partite a fare 2 pareggi e tutte vittorie, perché sono 3 punti anche quelli. Bravo. Esatto. E Maldonati è un tanto esatto. Uguale. Esatto, c'è stata questa, diciamo, questa maturità di sapere di non sbagliare mai quest'anno, lo sai, vero? Ma anagraficamente. Anagraficamente mi aveva cercato in mister, me l'ha confessato prima. No, infatti sarebbe stato tra i giovani. Prima ho visto una scena a Marcord bellissima, perché quando Ballini e Giorgetti si sono incontrati nei corridoi di Telemiride, si sono abbracciati. Poi non sapevano dove si erano incontrati, ma sapevano di essersi perché incontrati. Le facce nel calcio dilettantistico, questa malattia che ti dura 30-40 anni, alla fine ti conosci, capito? Ti faccia non cioè, ma te dove hai giocato? Ma dove, è chiaro, e poi cominci, guarda, ma allora. No, ma lui, io riconosco lui che era più famoso di me. Cioè sì, però puoi dargli un consiglio, perché hai fatto poche categorie, ma quelle giovanili, quelle basse. Che consiglio? Che consiglio gli dai per una squadra che passa dai provinciali ai regionali? Che differenza c'è? La differenza c'è in tanti aspetti. Sono quasi 2 categorie, quel salto lì. Cioè una seconda e una prima categoria? È quella la differenza? Cioè c'è una differenza? No, è come se saltasse dalla terza alla prima. No, secondo me ce n'è di più di differenza. Come differenza? Cioè sono 2 categorie di differenza. Questa differenza che fanno i tuoi co-ospiti. Ma un po' di differenza c'è, non è che... Provinciale e regionale, insomma, è un bel salto. Dici. Secondo me una squadra che vince un campionato di juniores provinciali vale sicuramente una metà classifica abbondante dei regionali, però mi fermerei là, perché poi succede questo, e poi a livello di regionali, nelle juniores, se tu trovi ragazzi che già hanno fatto gli allievi regionali. Certo. E quindi vengano già da un'altra scuola, un altro livello, senza stare a scomodare, poi li fanno l'elite, e quelli lì addirittura poi la differenza, specialmente le prime 5 o 6 squadre dell'elite, è evidente. Sono superiori. C'è nulla da fare. Quelli sono giocatori da quelli bravi, fanno allievi e prima squadra, ma non prima squadra, terza categoria, prima squadra dalla promozione su. Poi c'è la differenza indotta anche dalle prime squadre, perché nei regionali c'è chi è la prima squadra in eccellenza, sì, qualche volta dice anche alle vuote della prima squadra. Un allievo che ha fatto un'elite di qualità, sì. Juniore se non tocca nemmeno, passa direttamente in prima squadra. Però talvolta può trovarsi a giocare nella categoria juniores, che una squadra che invece non ha una prima squadra in alta categoria non può difficilmente può fare questa cosa qui. Poi può essere anche un'arma a doppio taglio, ci mancherebbe, però
Perché a volte dici il ragazzo che magari scende dall'eccellenza per andare a giocare negli juniores, magari scende un po'... non motivato. È una cosa da gestire. Io ho fatto 4 anni nel juniores regionale ed è una cosa da gestire anche questa. Io sono convinto che la differenza fra juniores provinciali e regionali sia maggiore, il salto sia maggiore rispetto a fra seconda e prima. Quindi sei più d'accordo con Raffaele, terza prima? No, terza, no. Sì, scusa, hai ragione, sì. Ora, terza prima è un magari salto non così netto, veramente... Però. Cioè, il passaggio dalla seconda alla prima, sono categorie che conosco, c'è a livello d'organizzazione, di gioco fondamentalmente cambia un po' il dilettante professionista, perché comunque hai più organizzazione, cioè hai più seguito, va bene, il gioco non è che cambia tantissimo per gli anni che ho fatto io. Insomma, i miei, se vanno a fare un campionato regionale e cominciano a calcare certi campi, sono convinto che qualcuno ne possa risentire anche solo a livello di pressione, perché un conto è la pressione quando si gioca in casa la Madonnina di Grappa, che con tutto il rispetto ha visto giocare lì campioni a livello mondiale, quindi è stato un palcoscenico di altissimo livello. Sì, però va a giocare allo stadio, certo, di Signa, faccio un esempio, una partita con gli juniores regionali di Signa. Sì, no, magari c'è da fare anche altri distinguo, no? Il più eclatante è che per esempio negli juniores provinciali ci sono dei fuori quota che hanno un paio d'anni in più di me. Bravo. Grande differenza. Cosa che non accade ovviamente nel giornalismo provinciale, dove c'è un anno e basta. Poi, ora, ti dico quello che io ho fatto quest'anno, tanto per capirsi. Certo, no? Ecco la programmazione. Io quest'anno ho fatto gli juniores regionali con tutti i ragazzi del 98. In modo da poter... Era 97 e 98. Io ho fatto con tutti i 98. È chiaro, quando dico tutti i 98, di ragazzi anche mirati, cioè insomma dove c'è della qualità, perché sennò non puoi andare sui campi dell'Aretino e uscirne fra gli applausi e magari con il bottino pieno. Cioè, difficilmente ne esci con gli applausi, quindi questo è il discorso, no? Se io ti dico tu vuoi vincere un campionato a quei livelli lì, probabilmente la strada giusta non è la mia. La mia è per fare giocatori, perché io ho 2 anni... Per assicurarsi un futuro. Ho 2 anni di tempo per poterci lavorare. Certo. E non è un caso che io quest'anno con la Serie D ho la pretesa di dirti che ho 4, 5, 6... Quando ne ho bisogno di uno, teoricamente, in Serie D, io ho 4, 5, 6 ragazzi... Che possano farti quella quota lì. Tanta roba. Perché l'ho belle misurati, sia sotto l'aspetto sportivo, sotto l'aspetto caratteriale, della serietà. E quindi... Quando è che si comincia a preparare la squadra di Serie D? Già ora? Già adesso? Sei già in preparazione? Questa è una domanda da giornalista ficcanaso. Scusa, No, ma vabbè, no, in realtà neanche più di tanto. Dai, è già cominciato. Ha voglia. E lì un po' che ci pensa, via. Non ci dormi la notte, mi immagino. Hai un subuto e un casa in cui sposti le pedine. Ancora riesco a dormire. Poi magari un pochino più avanti, quando mi incominciano a soffiare qualche giocatore su cui ero sopra, allora magari incomincia un po' a alterare anche il sonno. Senti, guardando l'eccellenza, una battuta, non me lo dirai mai perché magari te lo vuoi portare in casa, ma il giocatore d'eccellenza che non è nella Rignanese che ti è piaciuto di più quest'anno? A me è piaciuto... Non lo puoi dire perché lo vuoi dire. No, nessun problema. Ci sono diversi giocatori. Però uno, secondo me, che è fuori categoria è Vasser, quello della Sinalunghese, che aveva fatto questa esperienza quest'anno a Piancastagnaio, poi addirittura a dicembre è rientrato, però io ci ho giocato contro un paio di volte anche quest'anno, è di un'altra categoria. Porta Regnano? Sarebbe un giocatore interessante, forse no, però insomma non ti dico di no perché ancora ci sono tutti da fare, però insomma... Che anno lei? È un 89 mi pare, o 90 89.
Va bene, va bene. Comunque, insomma, seguiremo questa trattativa di mercato. Si sta concludendo anche la seconda parte, sta andando via il tempo e io non ho ancora lanciato per niente neanche le sintesi, quindi in regia sono tutti preoccupati. Vi dico che già qualcheduna non la vedremo, però dopo torniamo e ci guardiamo Val di Nevole, Montecatini, Massese per quanto riguarda il girone E della Serie D, perché anche quello vale per le posizioni alte e basse della classifica. Poi c'è da parlare ancora d'eccellenza, sempre col girone B e soprattutto con lo spareggio tra Aquila Montevarchi e San Donato da Varnella, e poi guarderemo anche tutte le altre categorie, perché sia in promozione, sia in prima categoria, sia in seconda categoria si è già giocato per quanto riguarda playoff e playout, e allora insomma si deve fare un punto, anche perché in seconda categoria ci deve andare anche il Fiesole dei Ballini, che vuole sapere chi si trova alle fronte tra pochissimo. Allora, c'è il presidente Fabio Giorgetti si propone per un posto in seconda categoria. Hai un bel mancino ancora. Sì, ho posto... Battistoni davanti, non voglio entrare in competizione. Ora sento se il mister mi fa fare la preparazione. Con lui hai l'età giusta. Sono in quota. Il nostro, il nostro segmento. Progetto giovane a Fiesole. Mamma mia, quanto sono brutto. Non mi inquadrate così vicino, sono troppo brutto. Andiamo a vedere Val di Nevole, Montecatini, Massese, così mi togliete dall'imbarazzo adesso di ritirare sulla testa e vedermi ancora in televisione. Sì, Val di Nevole, Montecatini, Massese. Nella penultima di campionato la Massese pareggia per 1-1 a Montecatini, con una Val di Nevole che si assesta solitaria in seconda posizione in graduatoria, staccando di un punto una Gavorrano sconfitta incredibilmente in casa al 90° con un calcio di rigore dalla Scandicci. La Massese rimane sola al terz'ultimo posto, un punto sotto la Vivi Alto Tevere e due sotto la Scandicci. I bianconeri di Mister Pinna dovevano rinunciare agli squalificati Falchini, Franco e Galelli, e all'ultimo istante anche all'Essa Loco, che non recupera dall'infortunio e veniva sostituito pochi minuti prima del match da Lorenzini. Partivano dal primo minuto Aliboni, Del Nero, Remorini e Canalini, si accomodavano in panchina Vita, Parenti e Mengali. I locali di Mister Maneschi presentavano in campo dall'inizio il capocannoniere del torneo Santini, anche se in lista era dato in panchina, e l'ex Gialdini che indossava la fascia di capitano. Val di Nevole in maglia rossa. L'inizio è degli Apuani, che con Remorini al quinto sollecitano il promettente portiere Giusti, che si rifugia in angolo, alla battuta del quale Aliboni di testa metterebbe oltre la linea, ma il signor D'Aquino di Roma 1 ferma il gioco per un fallo in area. Al 13° Pinna è costretto a cambiare l'infortunato Zambarda con Parenti. Al 29° su angolo di Del Nero da sinistra, Aliboni inzucca dal dischetto, schiacciando in rete il suo primo gol stagionale. Passano due minuti e l'arbitro D'Aquino la combina molto grossa. Santini, già ammonito, si tuffa così in area, ma il direttore di gara non prende nessun provvedimento nei suoi confronti, nonostante le successive legittime e reiterate richieste di Aliboni.
Al 36esimo Santini ci prova col destro dalla media distanza, ma Bassottini devia in angolo, dalla cui battuta nel minuto successivo arriva con un elaboratissimo schema e l'ingenuità di Remorini e Del Nero il pareggio dei locali con la 22esima segnatura stagionale di Santini ed una stranissima esultanza nei confronti del direttore di gara. Al 43esimo una sfortunata deviazione di Lorenzini su cross da destra di Papini libera Cacciagli nell'area piccola, il quale non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Al 44esimo Canalini, servito al limite dell'area da una corta respinta di Vettori, spara alto. Nella ripresa, cominciata senza nuove sostituzioni, al 16esimo si fa vedere Del Nero con questa insidiosa punizione deviata in angolo da Giusti. Al 20esimo, sempre su angolo, battuto da Cacciagli, Di Vito centra la traversa anticipando in area Parenti. Al 25esimo erroraccio di Giusti che regala palla al limite dell'area a Remorini, ma poi si riscatta respingendone il suo destro. Al 27esimo calcia da buonissima posizione Gelli, ma Barsottini è bravo a bloccare. Al 30esimo, nell'arco di pochi secondi, Remorini ha due opportunità. La prima in diagonale di destro respinto da Giusti e la seconda perfettamente liberato in area da Lorenzini con il collo interno del piede non c'entra lo specchio in una sorta di rigore in movimento. Al 36esimo l'arbitro non adotta lo stesso comportamento del primo tempo con Santini ed ammonisce per la seconda volta Capitan Milianti che viene espulso. Salterà l'ultima in casa con la Gavorrano. Per evitare la retrocessione diretta, la Massese dovrà vincere in casa con la Gavorrano e sperare che almeno una delle due squadre che la precedono non vadano oltre il pareggio, rispettivamente la Vivi Altotevere in casa con la Val di Nievole e la Scandicci in casa con la Ponsacco. Io rido, ovviamente rido perché insomma nelle pause poi succede di tutto, da Giorgetti che ci racconta dettagli del suo trascorso calcistico, della sua fine carriera. Abbiamo visto la Massese appunto contro il Montecatini, intanto tornando un po' più seri, 1-1 terminata la gara con la Massese che però insomma si è un po' condannata da sola in questa stagione, diciamo così. Andiamo avanti e vediamo anche un po' d'eccellenza, torniamo, no, non voglio più vedere la classifica di Serie D, voglio vedere quella d'eccellenza, anche se ringrazio la nostra Francesca Parrini, sempre pronta in regia, ringraziamo anche Giovanni Luca Valea che fa le ore piccole per stare qua con noi a Zona Gol e poi insomma tutto lo staff da Margherita a Stefano che sono qua con noi in studio, ovviamente davvero importante il loro contributo in tutta l'annata di Zona Gol, poi faremo complimenti per bene a fine stagione, ma intanto parliamo di eccellenza, questa è la classifica, vediamo anche la grafica che abbiamo preparato perché in questa giornata, in questo weekend di eccellenza si giocava la finale playoff tra Aquila Montevarchi e San Donato Tavernelle, allora noi ci andiamo a vedere velocissimamente i gol e poi rientriamo per goderci insieme anche le interviste che sono tutte particolari, davvero molto particolari. Vince il San Donato e approda alla fase nazionale dei playoff, ma il Montevarchi e i suoi tifosi non escono sconfitti dal Torrini di Sesto Fiorentino. L'applauso finale è qualcosa che si vede raramente nelle categorie dilettanti. Una cultura del tifo, oltre 1000 persone giunte dal Valdarno, vince il San Donato ma il Montevarchi sicuramente esce a testa alta e con l'onore delle armi, anche sfortunata la formazione di Rigucci, non al meglio in alcuni effettivi tra infortuni vari, un po' incerottata e poi il San Donato non ha sbagliato nulla e ha avuto dalla sua parte anche la dea bendata. Neppure il tempo di ammirare i colori rosso-blu sulle tribune preponderanti rispetto ai tifosi giunti dal Chianti e il San Donato si porta in vantaggio. 50 secondi dopo il fischio di Giacomo Casalini di Pontedera, un tiro cross di De Simone trova la parabola che beffa Lampignano. 1-0, gara più che in salita. Prova subito a reagire il Montevarchi in tenuta bianca, di testa Bartolozzi sopra la traversa.
ma al settimo ipoteca la vittoria, che è l'unico risultato a disposizione del San Donato. La formazione di Ercolino, cross di Sacca, testa di Vanni e niente da fare per Lampignano. 2-0, gara che davvero diventa un Everest da scalare per l'Aquila. Al 26esimo ci prova Renzi, cross in area e netto fallo di mano di Mesinovic, l'arbitro dà solo l'angolo, protestano i sostenitori aquilotti. Alla mezz'ora Cela, dopo punizione di Mannella, la sua conclusione è parata. 35esimo Lampignano, per poco non si fa beffare da Kubilius sul rilancio, poi trova la posizione e la sfera. 40esimo si libera Ferri e impegna il portiere milanese in angolo. Reagisce però il San Donato, Sacca il suo destro è parato da Lampignano in corner al 42esimo. Nella ripresa al 50esimo secondo la conclusione di Renzi trova la traversa con la complicità del portiere. Al quarto però Vanni sfiora il 3-0. Dentro via via Orlandi, poi la Sheb, nel finale il Montevarchi inserirà anche Emanuele Sandra, non ha alza il ritmo il Montevarchi, ma in contropiede si fa vivo il San Donato. Al 18esimo Sacca vicino al tris di piede Lampignano, poi il sinistro al 25esimo di Kubilius parato. 27esimo la Sheb per Orlandi, palla sull'esterno della rete. Nuova mala sorte sul Montevarchi al 37esimo con Renzi che in girata trova il legno. Non è giornata, il risultato non cambia più. La cosa più bella nel finale, un finale che sa di delusione per il Montevarchi, è l'applauso dei meravigliosi sostenitori aquilotti. E abbiamo visto le immagini di Montevarchi San Donato con gli applausi per i giocatori del Montevarchi nonostante la sconfitta, con la soddisfazione per il San Donato che appunto ha vinto 2-0. Adesso però ci andiamo a sentire anche le interviste post partita, con soprattutto Montevarchi che piange e un Athos particolarmente incavolato, diciamo così. Voi che lo conoscete meglio di me, Athos, come l'aveva presa questa? L'ha presa bene? Non troppo, ovviamente non si può prenderla bene. Passionale, grande giocatore, ci conosciamo da tanti anni e oltre che un buonissimo giocatore insomma, ha fatto una grande carriera come allenatore. È un sanguigno, quindi chiaramente non la può aver presa bene. Ma giustamente, giusto Massimo, non si può prendere bene. Sì, una volta che arrivi là, anche se non sei Rigucci, insomma, vuoi azzannare la finale. Indubbiamente, insomma, la posta in palio non era da poco, insomma, no? E quindi dopo 7 minuti perdere 2-0, insomma, non è poi che quel modo. Sì, appunto, al di là da come è nato il tutto, però insomma, dopo 10 minuti la partita perdere 2-0, insomma, è difficile rimetterla poi con una squadra, insomma, come San Donato, di qualità, che si conosce tutti, insomma. Quindi suppongo che a fine partita forse non sarà stato particolarmente felice, ecco. Ma un eufemismo. Avevi fatto un pronostico prima della partita? Ti immaginavi la vittoria del San Donato? No, io non l'avevo fatto, però devo dire questo, visto che tu me l'hai chiesto. Io la domenica prima ero andato a vedere Bucinese San Donato. Certo. E il San Donato non aveva fatto la partita che ha fatto con il Montevarchi. Cioè, domenica ha fatto una grossa partita, secondo me, il San Donato. Non so se è dipeso molto anche dall'andamento del risultato. Però a Bucina aveva sofferto, cosa che invece ieri, al di là del, è stata molto più lineare come partita da parte del San Donato. Ecco. Perfetto, allora noi intanto ci andiamo a vedere le interviste del post partita di Montevarchi San Donato, e poi torniamo anche per leggere qualche messaggio. Il sunto è che il Montevarchi ci ha provato, ma ha trovato una signora squadra. La squadra del San Donato non c'era certo bisogno di scoprirla oggi. San Donato è una squadra ben allenata, una grande società, ben organizzata, quindi ci sono i presupposti per vincere, l'hanno fatto e non hanno rubato niente. Certamente quando si prepara una partita come prepara il Montevarchi e si pronti via, quello fa un cross e la mette sotto il 7, ma non so fino a che punto voleva far quello. Il Montevarchi in ogni caso ci riproverà subito.
Il Montevarchi non sono in grado di dirlo adesso, Giustino, però il Montevarchi mi auguro che possa far bene anche in seguito e staremo bene con le dette ditte durante l'estate, perché ci sono tante possibilità anche di ripescaggio. Non vedo per quale motivo noi non dovremmo presentare la nostra... La domanda voi la presenterete? Io mi auguro che sia fatto questo, tutto questo sarà deciso dal Consiglio. Eh sì, nel calcio come nella vita ci vuole culo anche, quindi bisogna essere bravi e loro lo sono, hanno qualità e loro ce l'hanno, questo è in dubbio, un allenatore bravissimo e questo è altrettanto in dubbio, però quando fai dopo 40 secondi un cross da 40 metri e la palla va all'incrocio dei pali, probabilmente un gran bel culo ce l'hai. Logicamente noi abbiamo preso una bella bastonata lì, abbiamo fatto un errore sul secondo gol e loro sono stati bravissimi perché hanno fatto un gran bel gol, e da lì 2-0, una finale, recuperare non è che sia così semplice. Però io ti ricordo che, come già sai, che Renzi ha fatto due tiri diciamo a portiere battuto, due traverse, riga. E adesso che succede? Cosa fa Athos? La domanda te la devo fare. Adesso Athos si rinchiude in casa perché gli girano gli zividei e ragionerà un pochino a mente fredda, perché a caldo sono piuttosto impulsivo e potrei commettere qualsiasi cazzata, si può dire? No, ma l'ho detto. Sì, no, mai l'hai detto. Però varie parole. Però niente, la società è la cosa fondamentale, importante, decideranno loro, mi comunicheranno poi cosa hanno intenzione di fare. Queste le parole del presidente Montevarchi e di Athos Rigucci, allenatore, che insomma, come avete capito, io ho bleffato, sapevo che non l'aveva presa benissimo perché avevo sentito questa intervista, che tutto sommato dai, è anche simpatico come cerca di farsi sbollire la rabbia poi nell'intervista post partita. Leggiamo anche due messaggi con... questo amico a casa che ci saluta, ci dice: ciao Fabio, complimenti come sempre per la trasmissione, volevo fare i complimenti anche alla Mantegnanese che ha vinto la finale dei playoff e vola alla finalissima nazionale che giocheranno sabato 14 a Borgo alle ore 16, valevole per la Serie B. Stiamo parlando di calcio a 5, questa è una squadra di Borgo San Lorenzo, direi quella più vincente della stagione, a parte il Sagginale che ha conquistato la promozione. La Mantegnanese sta facendo molto bene, come del resto fa benissimo a ricordarci questo amico da casa, che sta facendo molto ma molto bene anche la squadra dei Pulcini 2007 del Rifredi, imbattuti, eccoli là, le giovani pianticelle giallo-blu del Rifredi 2000. Andiamo avanti e andiamo anche a parlare di promozione velocissimamente con le due grafiche che ci riportano i risultati della promozione, girone A, girone B. Con l'aiuto di Francesca andiamo subito a aprire queste due grafiche con, come vedete, la semifinale playoff del girone A che ha visto il San Marco Avenza vincere 1-0, allora San Marco Avenza che affronterà la Lastrigiana, per lo spareggio invece Lastrigiana per la squadra. Lastrigiana per la squadra, quindi un euro sulla Lastrigiana? Sì. Un euro sulla Lastrigiana da scommettere. Cerretese Villa Basilica invece non, nessuno si sbilancia, immagino. Andiamo a vedere anche il girone B per quanto riguarda la promozione, con il Sansovino che sarà la squadra a affrontare l'Antella in finale playoff. Per quanto riguarda i playout invece, Audace Legnaia contro Castelnuovese, questo quanto ci attende. In prima categoria invece vediamo cosa è successo, cosa ci aspetta, ovvero ci aspetta una finale tra Pontassieve e Olimpia Palazzolo. Ce la fa il Pontassieve a tornare in promozione, oppure è l'Olimpia Palazzolo che si merita la categoria? Qualcuno? Nessuno, ok, va bene, non siete preparati sulla prima categoria, ma mi perdono. No, preparati. X2. No, è uno X2 questo. Ah, è tripla. Mi dispiace per le piagge. Pontassieve può farcela, però gli altri sono clientacci, in questo momento poi hanno finito in crescendo, certo. hanno fatto bene, e quindi poi il Pontassieve magari è più adatto, ha più la mentalità, però qui c'è l'entusiasmo, quindi è più una partita dentro fuori. Sì, si presta a diverse analisi questa va. Sicuramente non sarà facile per il Pontassieve, secondo me. Allora, rivediamo un'altra volta ancora
la grafica. E ai play-out invece troviamo Atletico Impruneta Gallianese, questa è una partita davvero clamorosa, clamorosa per la presenza della Gallianese, perché era prima dopo quanto? 5-6 sì. giornate, aveva conquistato almeno la metà dei punti che poi ha fatto a fine campionato. Concludiamo anche con la seconda categoria, che è la categoria dove vuole andare Ballini, che in pausa pubblicitaria mi ha confessato che lui vuole fare questo girone, l'Emme. Perché? No, ti ho detto che l'ho già fatto per 4 anni. Perché lo vuoi fare? Io lo scanzerei. Io fossi in te lo scanzerei come prima volta. No, l'ho già fatto per quattro volte. Quindi quel lo vaglia, conosco bene. Quel vaglia. Lo conosci bene. La rondinella, sì. Ah, è vero, con la rondinella anche. Quindi è il girone più bello della seconda categoria. Verissimo. Il più difficile. Più sentito anche, più difficile, più sentito. Fai vedere ancora la grafica, Francesca. Allora, guarda, innanzitutto ti chiedo anche un commento sulla rondinella, che ha perso contro il Ponte Aggreve. Il Ponte Aggreve l'ho visto giocare due volte, stanno una squadra gioca benissimo, cioè proprio c'è la mano dell'allenatore, giocano un calcio particolare che fanno in pochi in quella categoria e lo fanno anche molto bene, quindi nello scontro diretto può succedere anche questa cosa qui. Quindi tra Africo e Ponte Aggreve chi vedi messo meglio? L'Africo che ha i due risultati e poi ha fatto una politica giusta negli ultimi anni, cioè ha fatto crescere dei giovani nel corso di 2-3 stagioni e ora sta raccogliendo i frutti. Il Ponte Aggreve diciamo, ha l'esperienza, poi sono qualche direttore sportivo e giocatori sono amici miei, quindi simpatizzo un po' per il Ponte Aggreve. La prima volta che il Ponte Aggreve arriva a finale playoff in seconda categoria, non c'è mai arrivato. Sicuramente sarà una partita quindi da vivere con grande attenzione per tutti i ragazzi del Ponte Aggreve, come del resto immagino vivrai, Raffaele, con grande attesa anche la partita dei play-out del tuo Vaglia. Quello inevitabile. Ci sarai a vederla la gara? Penso proprio di sì. Ok. Siamo giunti in conclusione, purtroppo abbiamo parlato di tutto e di niente, come spesso mi capita. Non lo so se è un bene o un male, lo deciderete voi da casa, mi farà anche profondo, riflettere stanotte questa cosa, mentre ovviamente insomma lascio a voi poi il vero commento, lascio a voi il commento anche attraverso gli SMS. Io ringrazio Fabio Giorgetti, presidente del Refriledi 2000, a cui auguro un buon campionato degli juniores regionali il prossimo anno. Ringrazio Massimo Manganelli, DS della Rignanese, a cui auguro una grandiosa Serie D il prossimo anno. Grazie dell'invito. E ovviamente ringrazio anche Raffaele Ballini, il mio mister, che tutte le volte viene a trovarmi, a me fa estremamente piacere. È che l'unico motivo per cui... Va bene. Esatto, no, dai, hai vinto un campionato, cioè se no non ti avrei invitato. Grazie mille e ovviamente buona seconda categoria anche a te. Per tutti gli amici invece a casa, vi aspettiamo qua settimana prossima, sempre alla stessa ora, sempre con Zona Gol.